Oh, non parlarmi della sofferenza della tua famiglia. Mio figlio è sceso sulla terra una sola volta e non so cosa ha subito dalla gente, ma da allora non è più lo stesso. Oh, si rimetterà. Il protestantesimo è nato contemporaneamente alla Banca d'Inghilterra. Perché la radice del protestantesimo che noi abbiamo dimostrato, e in questo io non sono d'accordo con l'analisi fatta da Max Weber o da altri autori, noi siamo partiti da una considerazione, abbiamo detto, quando Satana parla nel Vangelo, dice una frase importantissima, perché Satana nel Vangelo parla tre volte, voglio staccare il telefono, scusate, per qualche minuto che sto per dire una cosa impegnativa e importante. Nel Vangelo Satana parla tre volte. La prima cosa che dice a Cristo dopo il digiuno nel deserto, dice trasforma le pietre in pane. Allora tutti hanno letto queste parole nel senso di dire la tentazione di Satana era causata dal fatto che Cristo era affamato. Quindi era il bisogno del pane e la tentazione. Questo ragionamento non è valido perché la tentazione riguarda un peccato. E quando uno è stato digiuno 40 giorni è moralmente ineccepibile mangiare pane. Quindi non è quella l'interpretazione. Qual è allora l'interpretazione delle parole di Satana? Ce lo dice Cristo come va interpretate le parole di Satana. Quando dice non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È la prima volta che si propone di interpretare le parole non in base alla loro espressione letterale, ma in base alla bocca che la pronuncia. Quelle parole erano state pronunciate dalla bocca di Satana. Per capirne il significato dobbiamo considerare l'ipotesi, peraltro assurda, che Cristo avesse accettato l'invito di Satana e trasformata la pietra in pane. Se l'avesse fatto, Satana avrebbe detto, tu mangi il pane per merito mio, perché io ti ho dato il consiglio. Che succede allora? Che Cristo, che ha creato il pane, avrebbe creato il pane, sarebbe stato debitore del suo pane verso Satana. Esattamente quello che succede con la moneta nominale. La moneta nominale è la moneta satanica. Chi crea quello della moneta è la collettività. Ma la collettività si indebita verso la banca, che io qui metto al posto di Satana, si indebita verso la banca per il valore della moneta che è creata dalla collettività. Ecco perché noi abbiamo detto la moneta proprietà di popolo e non della banca, perché il pane deve essere proprietà di Cristo e non di Satana. Quando noi abbiamo che il popolo accetta in prestito all'atto dell'emissione, accetta di riconoscere che la moneta è di proprietà della banca, quindi perde la proprietà della sua moneta e si indebita altrettanto, come avrebbe fatto Cristo se avesse accettato l'invito di Satana per il pane che lui avrebbe creato. Questa è l'interpretazione di questa parte delle parole. Poi l'altra parola di Satana è quando Satana dice se mi adorerai prostrato diventerai padrone dei popoli del mondo. Sapete che vuol dire adorare Satana prostrato? Significa mettere Satana sull'altare. Ma per mettere Satana sull'altare uno ci deve elevare Dio. Ecco perché nasce il protestantesimo sulla base dell'accettazione del messaggio di Satana. Perché la prima cosa che fa il protestantesimo nega l'Eucaristia e la transustanziazione. Nel 1673 il Parlamento inglese mette fuori legge l'Eucaristia cattolica e la transustanziazione. Su questa considerazione, levato Dio dall'altare, si mettono le premesse perché si realizzi nel protestantesimo il rispetto delle parole di Satana. E Satana è una persona seria, mantiene le promesse fatte a fin di male. Dopo che è stata fatta la negazione dell'Eucarestia,
con il Test Act votato dal Parlamento inglese nel 1673, con cui è stato messo fuori legge l'Eucaristia cattolica e la transostanziazione. Ripeto, il capo della religione protestante diventa il re d'Inghilterra. Si ha una inversione al vertice del potere statuale, perché mentre con la tradizione del Sacro Romano Impero il potere politico, cioè la sovranità politica, era subordinata eticamente, moralmente a quella religiosa, qui invece il potere politico prevale su quello religioso. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo che nel 1855, fatta la misurazione dell'estensione del Commonwealth, il Commonwealth raggiunge un'estensione di 22.750.000 chilometri quadrati. Satana è una persona seria, ha mantenuto la promessa, il dominio su tutti i popoli del mondo. Oggi tutto il mondo è Commonwealth, oggi tutto il mondo è basato sulla subordinazione alla grande usura. E la prima cosa che fa il protestantesimo quando viene in Europa non è una chiesa, è una banca, la banca protestante presieduta da Necker, che era il consigliere finanziario di Luigi XIV. Comincia l'indebitamento delle monarchie cattoliche della vecchia Europa verso il sistema bancario nato con la Banca d'Inghilterra nel 1694 e continuato nella tradizione fino a oggi. Tutte le banche centrali del mondo espropriano e indebitano tutti i popoli del mondo del loro denaro, esattamente come avrebbe fatto Satana con Cristo se lo avesse espropriato e indebitato, che l'avrebbe espropriato e indebitato del pane che lui avrebbe creato nell'apologo che abbiamo, nella parte del Vangelo che noi abbiamo commentato. La terza volta che parla Satana nel Vangelo è quando dice a Cristo: mettiti sulla cima del Tempio e gitti la cima del Tempio e fai vedere che tu lo puoi fare, che tanto ti fermano gli angeli. Che cosa avviene in quella? Quella è la vanagloria. È la vanagloria, la vanità. Quando un popolo ha tutta la ricchezza che vuole perché crea dal nulla il valore dell'oro, trasformando la pietra in pane o la carta in oro, come è avvenuto con la sterlina inglese. Quando ha la sovranità su tutti i popoli del mondo, come oggi ha il vertice monetario che coincide con quello politico americano, inglese, hanno ormai la sovranità su tutti i popoli del mondo, che cos'è che gli puoi dare tu a un uomo? Solo la vanagloria. Ecco la ragione per cui gli adoratori di Satana che stavano nella massoneria inglese, in attuazione delle parole di Satana, hanno realizzato la moneta satanica. È così che è costruito l'ologramma virtuale della realtà, segue sempre lo stesso schema. Loro vanno usare semplicemente la magia nera, quindi i sigilli, le formule magiche, gli schemi, le conoscenze che servivano per utilizzare i poteri dei figli, sono stati usati in modo nero, oscuro, cioè li hanno rubati dalla terra come dei parassiti in nome del loro Dio. Per fare cosa? Per modellare la materia, perché loro questo potere non ce l'hanno e quindi alla fine lo prendono sempre dalla terra, lo prendono sempre da Satana e dai demoni. La pagano tutti, questa è una storia lunga, è stato fatto un accordo, è stato fatto un patto, quindi l'utilizzo di certi poteri è stato concesso più o meno perché sono stati fatti degli incantesimi dove questi spiriti non potevano ribellarsi più di un tot in questa dimensione. Quando queste persone lasciano questa dimensione, la stanno lasciando e lì che arrivano le mazzate, si riprendono tutti.